Siamo qui alla presentazione di ben 10 artisti che rappresentano il Menotti Art Festival Spoleto, qui al Caffè Letterario del Sanzi, così abbiamo chiamato questo spazio multiarti perché è uno spazio che è stato ideato per un confronto tra le arti, quindi le arti visive, ma anche la letteratura, la poesia e la presentazione di volumi, come in questo caso ci sarà anche la presentazione del volume, l'ultimo libro del filosofo e artista Valerio Giuffrè. Presento alcuni libri, mo con questo fatto del Covid c'è stata una stasi pure qui a Spoleto, quindi non abbiamo più esercitato questo significato. I miei libri tendono tutti alla condizione dell'essere o del non essere, in moto o mobile, evolutivo o mutativo. La realtà è evolutiva o mutativa. Oggi i genetisti mi dicono che un tratto di DNA è andato in malora e ha determinato 6 strati della corteccia cerebrale, sex stratis, dal latino, la neocortex. Quindi la neocortex a noi ci fa apprezzare quello che non è realtà, ma apparenza. Quindi nell'apparenza ci abbiamo tutti i mali, le sintomatologie, le diagnosi e il tutto. Noi siamo la Magna Grecia, la capitale della Magna Grecia era Siracusa, Roma si inchinava a Siracusa. Roma si inchinava e ha comandato il mondo. Noi siamo ultimi adesso. Se noi recuperiamo le nostre essenze, le nostre eredità, finiremo dentro la pattumiera, allo scarico, tirata. Io la vedo così, poi ognuno è libero di interpretarla come vuole. Signori, questo è il mio concetto di libertà. Come editor di Valerio Giuffrè, ho curato tutti i suoi innumerevoli libri. Posso dire che la teoria lungamente descritta sull'area 5 dice che la cosa più veloce in natura non è la luce, come sostiene Einstein, ma è la mente umana trasformata dall'area 5. Aprire una galleria d'arte è un atto di coraggio, di sfida. Perché è un momento triste questo, è un momento in cui nessuno pensa di puntare sull'arte, ma puntare sull'arte è il momento per la ripresa anche dell'economia. Io l'ho sempre detto che senza arte il mondo è vuoto. Mi sembra di poter dire che il pregio di questo ambiente, di questa galleria e degli artisti che affluiscono ad essa periodicamente o collegialmente, sia nel fatto di non attendere l'intervento, la promozione, l'iniziativa degli enti pubblici e la istituzionalizzazione, ecco, della iniziativa, ma di partire con una propria volontà, con investimenti naturalmente, con un rischio, con un azzardo, quella che oggi si chiama una sfida, per poter ospitare artisti, taluni già molto noti, ma altri anche meno noti o che si misurano per le prime volte con il rischio dell'esposizione e con la gioia dell'esposizione. Quindi sono molto contento di aver avuto un momento per poter condividere questo momento, così come dire, di fraternità artistica con persone, oltretutto, che provenienti da varie parti d'Italia e talvolta anche fuori, arricchiscono il panorama culturale di questa città. Ce n'è un estremo bisogno, nonostante taluno pensi che non sia così, ce n'è un grande bisogno e ne va dato merito ai promotori. Caffè Letterario del Sanzi non è uno spazio comune, è uno spazio nato già in una città d'arte come Spoleto. E presentare qui delle mostre, in particolare degli artisti contemporanei, non è cosa da poco, è una cosa molto importante, soprattutto perché il livello di questi artisti è sempre molto elevato, anche nel figurativo. In questa occasione ci sono dei splendidi quadri di Sebasti che sono figurativi, con la figura matelici, molto matelici, perché l'olio sulla tela è messo quasi come a significare la terra, la natura, tutto ciò che possiamo definire contemporaneo, ma soprattutto molto, molto in linea con quella che è la tendenza che ci porterà nei prossimi anni verso questa riscoperta della natura e del green. E anche in Sebasti c'è molto di green, se vogliamo chiamarlo così. Per l'altro io devo ammettere che la mia preferenza va sul contemporaneo, in particolare su Giuffrè, perché le linee, i colori, la modalità della pittura mi ricorda molto i grandi cadi di Rothko, di
insomma i grandi del contemporanei del Novecento e di questo secolo che sarà. Sono 9 anni che io conosco Luca Filipponi e mi ha invitato in questa occasione perché mi ha organizzato e si è fatto promotore di una mia mostra particolare dove vengono introdotte per la prima volta delle sculture su marmo onice, dove vengono utilizzati delle laste di onice retroilluminate e dove vengono applicati i miei nauti. Cosa sono i nauti? In questo caso sono dei moderni graffiti sulla pietra, è l'espressione che avevano gli antichi all'interno delle caverne, che oggi rappresentata e manifestata su degli oggetti di arredamento. Abbiamo parlato di arti a confronto e abbiamo qui il soprano Tania Di Giorgio, il direttore musicale del Menotti Art Festival Spoleto. Ho ricevuto l'invito da Luca, sono venuta perché si sta ricominciando a lavorare. Beh, lui non ha mai smesso veramente. Vi invito tutti al Menotti Art Festival Spoleto dal 19 al 25 luglio con un master di alto perfezionamento in canto lirico. Il Menotti al Festival Spoleto Musica dal 24 al 27 settembre per la grandissima ripartenza in musica. Siamo arrivati alla 12ª edizione dello Spoleto Festival Arte, è una edizione diciamo molto particolare perché dopo questo che abbiamo vissuto in passato adesso abbiamo avuto centinaia e centinaia di adesioni, quindi abbiamo fatto una bella selezione e questo significa che ci stiamo risvegliando da questo brutto periodo. Non solo, ma oggi siamo anche qui per inaugurare questa galleria che fa parte appunto dello Spoleto Festival Arte di Luca Filipponi, sperando di scoprire i talenti che in Italia ce ne sono tantissimi e quindi speriamo che riusciamo a portarli in questa meravigliosa città che è Spoleto. Inaugurazione che è il preannuncio di quello che sarà poi a settembre il Menotti Art Festival, il festival dedicato alle varie discipline artistiche, quindi comprende la letteratura, comprende l'arte, comprende la musica, la poesia. In questa cornice, tra l'altro, molto suggestiva, perché ci troviamo all'interno di mura antiche, nel cuore proprio di Spoleto, questa cittadina, questo borgo delizioso che ancora purtroppo ha qualche segno del recente terremoto, ma che si è ripresa in un modo straordinario, poi colpita dalla pandemia, ora esplode in tutta la sua ricchezza di arte che deriva da una tradizione ormai consolidata. Sono molto contenta di essere in questa mostra e ho ammirato particolarmente le opere di Sebastì Gianluzzi, che sono di una originalità e nello stesso tempo danno un senso proprio dell'antico, della scultura, dell'arte classica. Per cui complimenti a Sebastì, io sono attrice e ho una vera passione per Spoleto, che è una città d'arte in tutti i suoi aspetti. Finalmente si rinizia, con questo evento organizzato dal dottor Filipponi siamo riusciti finalmente a riuscire all'aperto. Siamo in una mostra in cui per la prima volta vediamo, dopo un anno e mezzo di chiusura, delle opere meravigliose, ma non solo opere meravigliose, ma è una riapertura alla vita, una vita che dovrebbe ricominciare come era nei tempi passati, come se fosse un lontano ricordo di tutto ciò che noi eravamo e che per un periodo di tempo abbiamo sospeso. Grazie Luca, grazie Filipponi. Con te riniziamo a vivere. Benvenuti in questo spazio espositivo, il Caffè Letterario del Sanzi, in via Salaria Vecchia, dove oggi abbiamo inaugurato lo Spoleto Meeting Art dopo un anno abbondante di stop per causa pandemia e questa è la nuova ripartenza e stiamo organizzando la cerimonia del premio che si svolgerà il 10 luglio dove saranno premiati 40 bravissimi artisti straordinari e a settembre le 4 giornate della Kermesse che è l'incontro di tutti gli attori dell'arte contemporanea, galleristi, collezionisti, associazioni, artisti. 4 giornate all'insegna dell'arte e della cultura con la cerimonia del premio letteratura che si svolgerà la seconda giornata della Kermesse e poi arte per tutta la città di Spoleto. Quindi vi aspettiamo a settembre, vi aspettiamo a questa mostra bellissima, 10 artisti straordinari
Il primo special guest è il maestro Silvio Crai, è il mio maestro che saluto. E Sevastiglia Lussi da Roma, Valerio Giuffre dal Lazio, Omar Olano alle mie spalle con queste sue opere straordinarie, poi Mario Lo Coco con questa sua scultura bellissima della terra, e Pier Giorgio Maiorini, il mio architetto preferito, il nostro Duchamp italiano. E quindi vi aspettiamo qui a Spoleto al Caffè Letterario del Sanzi per questa mostra che sarà aperta fino all'11 luglio. E il 12 luglio inaugureremo un'altra mostra che sarà una personale con il maestro Silvio Natali. Poi ci sarà il premio e poi vi aspettiamo a settembre. Se, per non ripetermi, vi aspetto a tutti a Spoleto. Ciao! Quindi buona arte a tutti e vi aspetto numerosi.